Buongiorno a tutti, un nuovo argomento, un nuovo argomento che grazie a una mia amica di nome Gina eh, abbiamo tirato fuori un argomento cioè, in un discorso uscito così un discorso privato, però l'argomento secondo me l'argomento può essere interessante, cioè il potere di scegliere io non dico che che, come, cioè, che quello che abbiamo che stiamo vivendo che da quando siamo nati adesso cioè, ci sono cose che ci possono star bene, ci sono altre che ci, sono, ci vanno male, potevamo fare meglio, potevamo fare peggio. Però io dico, ma se avesse se qualcuno di voi avesse il potere di poter scegliere la propria vita, cioè dove non vi sono vincoli burocratici dove non ci sono vincoli eh, familiari dove non, non c'è niente cioè siete in aperta in aperta campagna da soli dovete scegliere come vivere solo che avete a disposizione tutto fate conto di essere l'adamo del momento io c'è cioè, un dio vi dice Chiedi, chiedi e ti sarà dato. Che cosa vuoi? Quello è il potere di scegliere. Non quello che viviamo, quello che viviamo è soltanto il momento. Quando uno perde la testa per una donna, ma non è la donna dei tuoi sogni. Cioè, perché se no, lo dico alla maggior parte degli uomini, nessuno verrebbe in mente di girarsi per vedere una cioè quando guardi la persona con cui stai fianca e se sei innamorato magari non lo sei più però, se sei innamorato anche se fossi innamorato della della tipa che però quando ti arriva poi quella che non che da di, che da che dalla natura non deve chiedere niente si dice però poi è ovvio che subentrano altre cose. subentrano l'amore, subentrano l'intelligenza, subentrano le... ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Però non si può negare che esiste uno standard, diciamo, di ciò che ci piace veramente. Faccio un esempio: uno vuole scegliere gestire una macchina. Ci sarà, è ovvio che ti piacciono, che possono ci può piacere anche la 500, no? Perché fan, la 500... È una... però se uno deve, se io ti piazzo la Ferrari davanti e la 500 a fianco e tu non hai problemi finanziari, quindi vuol dire che ti puoi permettere sia l'uno che l'altro, quale delle due scegli? Eh, è ovvio che ti scegli la Ferrari. Cioè, è assurdo che uno, che uno mi dici no, no, io la Ferrari, oh, a me la Ferrari non piace. Vabbè, non ti piacerà la Ferrari, ti piacerà la Porsche, comunque sia, la macchina sportiva. Se devi scegliere tra una fotomodella ben formata e la classica, che ne so, e cioè, dai, è ovvio che sceglierai quella, no? Se uno se uno ha il potere di scegliere, sceglie quella. Poi è ovvio, cioè Dopo subentrano altre cose, cioè non, la bellezza è solo l'impatto, poi voi sono il primo a dire no, guarda che poi dopo subentrano altri fattori, cioè deve subentrare la, la comunicazione, il, il, la complicità e tutte queste altre cose qua, però nell'insieme non bisogna mai negare, cioè noi, noi esseri umani, che siamo limitati in tutto e andiamo dietro alle nostre limitazioni. Cioè, è così, cioè, non c'è niente da fare. Non, cioè, non è che uno, non è che uno può. Perché se mi viene assurdo. Cioè, mi viene da ridere quando ci sono persone che, che iniziano a dirti o che ti fanno credere che. No, no, a me la vita mi ha dato tutto. No, no, a me questa vita che sto facendo mi va bene. Ah, se lo dici te, cioè, io vuol dire, come dire ne, che negare l'evidenza. Perché lì si nega veramente il, il tutto, perché è assurdo. Allora uno dire, "Ah, allora mi accontento", cioè, ti accontenti, cioè dice, "Vabbè, mi accontento di quello che ho", perché non è possibile dire io eh, io non, eh, non vivo cioè io ah, non mi va bene tutto così mi va bene cioè. e se ti capita un raul bova cioè poi sbavano no? poi le vedi in tv cioè le vedi fuori mentre guardano la tv e sbavano per, per, per magari per un attore o per un cantante o per eh. e allora a questo punto dico vedi che sei in contraddizione perché se potessi vorresti stare con quella persona lì un attore una persona un'isola la scelta di poter scegliere di vivere in un paese diverso dal tuo magari in un posto caldo dice eh, ma se io volessi potrei no non è che potresti perché comunque ci sono vincoli burocratici e ci sono legami e quant'altro che, che ti tengono qua ma se tu non fossi così, se tu vivessi in una. Lo faresti. Cioè, se non avessi niente che ti lega nessun vincolo parentale, nessuna. nessuno da cui, a cui essere. Sono sicuro che lo farebbe. Chiunque chiunque potrebbe sceglierebbe di, di andare in un posto fantastico. Il punto è. Noi non abbiamo il potere di scegliere, noi abbiamo un potere limitato di scegliere. E chi dice il contrario nasconde la, nasconde la, la verità, nasconde, se la nasconde la verità, si nasconde perché si limita soltanto a, a, alle abitudini, a ciò che... Allora è, è come dire che... Quelle persone che si limitano a questo, eh, si limitano anche nel, nel sognare. Cioè hai praticamente finito di, i tuoi sogni, perché non ne hai. Perché sei talmente limitato alla tua vita, che tutto quello che esce fuori è... Che basta, cioè, che, che me frega. Magari c'è, ci sarà qualcuno così... Io ne, ne, ho du, cioè, ne, ne dubito, ne dubito veramente. Però chiedo a voi, a chi mi ascolta, a chi, a chi fa piacere vedere i miei video e che non, eh, non sta a criticare e offendere la, per la persona. Perché non è, non è che io faccio video perché, per, er, per, per diventare simpatico o per, er, o per far piacere, li faccio per me. Mi piace lasciare qualcosa di mio che uno passando dice può condividerlo no. e quindi chiudiamo questa parentesi secondo voi siete soddisfatti della vostra vita e quindi pensate che qualsiasi cosa vorreste realizzare l'avete realizzato e vi va bene così oppure, oppure ci sono dei sogni che avete nel cassetto ma che sapete difficilmente poter eh, esaudire se sì, scrivete che cosa vorreste fare, se no, tacete perché tanto a me non frega. Ok, alla prossima.